Eccoci, allora mister, prima che arrivasse abbiamo dato un'occhiata alle statistiche, per certi versi sorprendono perché la Sampdoria è in vantaggio su possesso palla, duelli vinti, passaggi e tiri, però poi è arrivata una sconfitta per 4-0, allora le chiedo cos'è che non ha funzionato? Partita bucata, incommentabile, giocata con un pizzico di presunzione, anzi più di un pizzico. Una squadra come la nostra non può permettersi di sbagliare questo tipo di prestazione, dopo soprattutto quando tu impieghi sudore e fatica per crearti un briciolo di credibilità derivata dalle prime due partite di campionato contro squadre veramente forti. Basta poco per perderla, basta, tu hai fatto tutto di dettagli, dobbiamo far mea culpa. È una sconfitta pesante nel punteggio, ma pesante sul piano della mina la tua credibilità. Non riesco nemmeno a commentarla sul piano tecnico. È l'atteggiamento, soprattutto nei primi minuti, sia nel primo tempo che nel secondo, la cosa che le è piaciuta meno di siamo tutto. Siamo arrivati non secondi, ma terzi su ogni pallone. Poco ordinati, anzi per nulla, abbiamo concesso spazi, abbiamo subito comunque l'ambiente, sono tutte cose che poi si sommano e ti portano a subire 4 gol. Paradossalmente abbiamo tirato di più rispetto alle altre volte, ma pensavo che fosse una partita che avremmo potuto e dovuto giocare in maniera diversa, nel senso che Avevo fiducia per quello che la squadra è riuscita a fare in queste prime due partite di campionato. Comunque la vedo migliorare, comunque la vedo con una buona credibilità, autostima. La gara di oggi riazzera tutto. Se potesse tornare indietro farebbe delle scelte diverse anche a livello tecnico, ha fatto 4 cambi al 60esimo. No, ma i cambi sono stati non figli di... Avrei dovuto farne giocare 11 diversi, no? Perché poi non è uno o due. La partita è stata fatta e giocata male sul piano mentale da tutti. Poi qualche volta cerchi di rintuzzare, di darti da fare, ma puoi permetterti il lusso di sbagliarla con mezzo giocatore e non con 11, quindi... Analisi non è né tecnica né tattica, è quando subisci questo tipo di sconfitta e rimetti tutto in discussione. Quindi. Il fatto che mercoledì si tornerà subito a giocare è una fortuna, un'opportunità, e cosa dirà la squadra domani? Né fortuna né opportunità, perché mercoledì abbiamo un'altra partita tosta, una squadra fortissima. Bisogna pensare e capire che poi quando tu, ripeto, fai prestazioni di alto livello contro squadre forti, veramente forti, pensi di inconsciamente di questo è più facile, non c'è nulla di facile, perché poi l'avversario corre, l'avversario lotta, l'avversario ha forti motivazioni e se tu arrivi impreparato le partite le perdi. Non ci sono grandi differenze, altrimenti con la Juventus perdo 3-0 in casa e a Salerno faccio 0-0, ma non funziona così il calcio. Grazie. A voi.